Parliamo oggi di una poesia di un grande poeta tedesco, Rainer Maria Rilke, nato a Praga nella seconda metà dell'Ottocento. Poi sui particolari biografici chiaramente non mi soffermo, ma ognuno può ricercarle, insomma, anche su internet o su un testo. Bene, Rainer Maria Rilke nacque nel grande impero austro-ungarico, quindi in un grande coacervo di diverse culture nelle quali c'era posto anche per la lingua tedesca, soprattutto la lingua tedesca chiaramente era la lingua del potere, insomma, è la capitale Vienna, e però c'era anche spazio, e stava nascendo lo spazio per la presenza di altre culture. Lui nasce appunto a Praga, che è una città in cui si parlava tedesco, ma si parlava anche ceco, si parlava addirittura anche l'Yiddish, no? Insomma, quella lingua appunto mista tra il tedesco e l'ebraico. E dunque Rilke è un personaggio appunto molto vivo, un personaggio che nella sua vita visita molte nazioni, quindi conosce anche molte culture diverse, e qui scrive però una poesia di critica della nostra epoca in cui la scienza diventa praticamente la divinità, in cui tutto si cerca di spiegare semplicemente in maniera obiettiva, scientifica, e si crede o si fa finta di credere che l'uomo sia solo quello, quindi che l'uomo sia solo biologia, che l'uomo sia soltanto decifrabile in maniera matematica, in maniera oggettiva, e che la natura stessa quindi in qualche modo non sia nient'altro che materia. In questo modo quindi si trova lo spunto anche, o la scusa, il pretesto per distruggere la natura, per distruggere l'uomo stesso, quindi il concetto stesso di umanità, che è qualcosa più che semplicemente la materia, ma anche spiritualità e anche ricerca di qualcosa in più rispetto alla vita, alla nuda vita, come diremmo. Intanto leggiamo questo testo poetico, poi cerchiamo di ragionare su le parole che dice un grande poeta come Rilke. Innanzitutto, essendo simbolista, ecco, chiaramente il simbolismo non nasce in Germania, ma nasce in Francia. I simbolisti ritenevano appunto che la lingua della scienza, della lingua del positivismo, del naturalismo in ambito letterario non fosse in grado veramente di parlare delle cose più importanti dell'uomo, quindi della psiche, dell'inconscio. Queste cose, secondo i simbolisti, non erano rappresentate in maniera davvero concreta dai naturalisti, che si fermavano solo alla superficie, quindi ci descrivevano magari la vita della banlieue parigina, ma non ci parlavano veramente di quello che è la psiche dell'uomo nella maniera più profonda. E secondo loro questo è possibile solo attraverso una lingua che non parli più appunto in maniera scientifica, ma in maniera simbolica, no? Il simbolo quindi con la grande forza che poi ci sarà anche nel Novecento italiano, nella poesia del Novecento italiano, di descrivere veramente in maniera con grandi cifre, grandi cifre filosofiche, la realtà. Vediamo intanto il testo, poi cerchiamo di capire appunto di che cosa si parla. Mi spaventa così tanto la parola degli uomini, è il titolo della poesia. Mi spaventa così tanto la parola degli uomini, definiscono tutto così precisamente, e questo si chiama cane, e quella si chiama casa, e qui c'è l'inizio, e la fine è lì. Mi confonde anche la loro logica, il loro giocare con l'ironia, conoscono tutto ciò che era e che sarà. Più nessuna montagna riempie i loro occhi di meraviglia, il loro giardino e il loro bene finiscono dove comincia Dio. Voglio sempre avvisare, resistere, state lontani. Io pieno di gioia ascolto le cose cantare, voi le afferrate, irrigidite, tacciono, mi state uccidendo tutte le cose. Una poesia amara, dunque, in cui Rilke, appunto, come dicevo, descrive la vita del mondo moderno, una vita nella quale non c'è più la meraviglia, non c'è più l'accostarsi alle cose come queste sono, cioè come cose sacre, come cose che non vanno toccate e non vanno decifrate in maniera materiale. Ma andiamo a vedere la prima strofa. Mi spaventa così tanto la parola degli uomini. Ecco, queste persone che possono essere gli scienziati del nostro tempo, che cercano di entrare, di farsi largo in tutti gli aspetti della vita umana, quindi di far credere all'uomo di essere soltanto biologia, certamente gli scienziati, ma non solo loro, anche l'uomo della strada, diciamo, l'uomo che però non è più in grado appunto di vedere nient'altro che l'apparenza, nient'altro che quella oggettività, quella scientificità della vita che però non è tutto, e che pretendono appunto con la loro lingua, che Rilke giudica appunto incapace di descrivere le cose, di dire che cosa sia ciò che vedono. Quindi questo lo chiamano cane, questo lo chiamano casa, quindi cercano anche di imporre in maniera dittatoriale sugli altri la propria visione delle cose, no? Descrivendo appunto con questa parola che però per lui è semplicemente ormai ridicola, ormai incapace di descrivere veramente che cosa sia la vita nella sua interiorità, l'inconscio, ripeto, l'interiorità. Quindi è spaventato Rilke, è confuso,
dirà appunto che c'è un'incomunicabilità nella vita umana proprio perché questa lingua appunto non è più in grado di descrivere la realtà. Secondo verso, mi confonde la loro logica, il loro giocare con l'ironia. Conoscono già tutto ciò che era e che sarà, semplicemente la superbia, il grande peccato dell'uomo appunto che crede sostituendosi a Dio. Adesso Rilke non era chiaramente necessariamente cristiano, ma comunque credeva, insomma, in una divinità. E sostituendosi a questo Dio, loro credono che più nulla sia sacro, sacro, no? Che desacralizzano, come dirà poi anche lo stesso Max Weber, no? Questa Entsagung der Welt, questa desacralizzazione del mondo, proprio perché non credono più in una divinità, quindi non credono più che nulla possa essere sacro, la vita stessa, per esempio, allora rendono tutto oggetto. E dunque ecco che più nessuna montagna, come gli antichi facevano, no? Si meravigliavano di questa montagna, delle grandi fenomeni naturali, ecco, più niente li spaventa, più niente li riempie di meraviglia, proprio perché giudicano tutto in maniera esclusivamente scientifica, se prima magari dicevano guarda che meraviglia questa montagna, adesso ci dicono quanti metri è alta questa montagna, ma non si meravigliano più, non sono colti più dallo stupore, da quella gioia che prima riempiva l'uomo antico in armonia con il mondo, il loro giardino e il loro bene. Qui c'è anche una critica chiaramente del mondo capitalistico, no? Dove insomma c'è un gloriarsi insomma dei propri possedimenti, quindi il loro giardino e il loro bene finiscono dove già comincia Dio, no? Quindi ecco che loro sono così importanti quasi da sostituirsi a Dio, tant'è che poi Nietzsche dirà Gott ist tot in quest'epoca nella quale è vissuto Rilke, no? Dio è morto proprio perché gli uomini sembrano non averne più bisogno, in realtà ne hanno bisogno, ma loro intendono sostituirsi a Dio, Quindi il mio bene finisce là dove comincia già Dio. E l'ultima strofa, la più pungente, voglio dunque avvisare, li voglio state lontani, si rivolge sicuramente agli scienziati perché ha paura che questi scienziati appunto finiscano di distruggere l'umanità con questa appunto percezione solo oggettiva, materialistica, ma anche forse lo state lontani, a mio giudizio si rivolge anche verso di noi, quindi c'è state lontani voi, probabilmente anche noi lettori, da questa gente, quindi da questa gente che avvelena i pozzi, questa gente appunto che e intende rovinarci l'esistenza, sostanzialmente facendo entrare questa scienza, questa medicina in tutti gli aspetti della vita, e quindi trasformando la vita umana in nient'altro che biologia. Quindi ci dice di stare lontani dai luoghi in cui la vita, la nuda vita, potrebbe essere messa in pericolo, ma non si preoccupano minimamente del fatto che esiste qualcos'altro, oltre che la materialità, esiste la spiritualità. Allora ecco che lui dice: io da poeta pieno di gioia ascolto che le cose debbano cantare, io voglio che le cose cantino ancora, voglio che le cose abbiano ancora una sua spiritualità e dobbiamo ascoltarla, questa spiritualità che le cose hanno, ma non siamo in grado di farlo perché siamo appunto nel mondo del materialismo scientifico. Voi, e questi sono veramente gli scienziati, l'ultima parte della terza strofa, le afferrate, afferrandole, giudicandole appunto in maniera matematica, scientifica, le distruggete, le irrigidite, loro tacciono, non parlano più, proprio perché noi non siamo in grado di ascoltarle, non siamo in grado di ascoltare appunto la bellezza della natura, e quindi le cose diventano semplici oggetti. Allora posso descrivere questa montagna con una formula matematica, ma quella montagna non esiste più, non esiste più perché è semplicemente un oggetto. Un oggetto misurabile. Allora, l'ultimo sconsolato verso, quarta strofa, scusate, terza strofa, ultimo verso, mi state uccidendo. Tutte le cose, bellissima ancora nella versione originale in tedesco, questa ripetizione, poi questa allitterazione in queste cose che sono starr e stumm, che vuol dire appunto rigide, mute, forse ancora meglio che nella traduzione, qui nel tedesco si vede che voi afferrate le cose. Loro, le cose stesse, diventano rigide e mute, starr und stumm, con questa allitterazione. E l'ultimo ancora, ihr bringt mir alle die Dinge quindi c'è un'altra ulteriore allitterazione in questo fenomeno tipico della poesia rilkiana, appunto di utilizzare l'allitterazione per alcune rime al mezzo, sono delle specie di rime al mezzo. Ne troviamo ancora un'altra di rima al mezzo che è nel primo verso della terza strofa, Warnen und Wehren, quindi questa ripetizione della W, e più avanti, più indietro, ancora Garten und Gut, Grenzgerade an Gott, cioè si diverte appunto Rilke a ritrovare sempre questi suoni ripetitivi che danno anche una certa melodia. Dal punto di vista nello schema metrico, ecco, noi abbiamo letto chiaramente la traduzione in italiano, ma nella versione tedesca ci sono delle rime baciate e delle rime alternate, non c'è uno schema metrico preciso, ma Rilke si diverte appunto con queste tre strofe a trovare appunto rime ulteriori che è in grado di fare la poesia.
tedesca. Quindi ecco, in generale parlando del contenuto è una desolata poesia in cui appunto il simbolista Rilke, poeta poi comunque più grande di ogni definizione, insomma specifica, che cerchi di ridurlo a un solo genere letterario, un solo stile letterario, quel grandissimo Rilke descrive davvero la pochezza, possiamo dire, della nostra vita contemporanea, questa vita appunto nel quale la scienza, la scientificità, la materialità pretende, non riuscendo, di descrivere tutta la vita dell'uomo. E da pochi anni dopo di lui nascerà appunto la psicologia e la psichiatria, appunto cercando di anche lì descrivere in maniera forse troppo materiale la vita umana, non riuscendo però a risolvere quelli che sono i misteri che forse andranno lasciati lì e non toccati, la sacralità della vita, la spiritualità dell'uomo e forse anche per chi crede, Dio stesso.